Siamo quasi alla fine. Sì, ce l'abbiamo quasi fatta. Il gioco è quasi concluso. Questa qui in teoria doveva essere l'ultima parte, però come avevo già accennato nella scorsa, ho fatto dei tagli in modo tale da rendere l'ultima più piacevole, più corta e meno pesante. Ecco. Quindi questa parte, se la state vedendo oggi, domani probabilmente vedrete la finale. Quindi volevo iniziare questo mio commento con un attimino di concentrazione sull'ultimo filmato che avevamo sentito e visto, nel quale vediamo un dialogo tra Rezia e l'anziano. Un quesito molto molto interessante è quello che formula Rezia, sempre nei riguardi dell'anziano, ovvero sono stato usato e vengo usato ancora, se non ricordo male dice così Rezia. Bene, c'è una cosa che dovremmo chiederci raggiunti questo punto del gioco. Cioè, Rezia viene usato innanzitutto da chi e perché? Sono, diciamo, due domande che troveranno risposta soprattutto nel fiancé, però se noi ci concentriamo un attimino, sono stato usato da chi? Si sa già che fino ad ora lui è stato usato dall'anziano. Si vede molto molto chiaramente in Survivor 1, quando l'anziano lo sprona con tutti quei dialoghi incentivati sulla violenza. Quindi più che violenza, anzi vendetta. Quindi possiamo dire chiaramente che è l'anziano che vuole usare Rezia. Il motivo ancora non è ben noto, si scoprirà nel Defiance. Non è solo l'anziano che in qualche modo vuole utilizzare Rezia, c'è anche un'altra figura che sempre scopriremo benissimo nel Defiance. Quindi non voglio sempre anticipare qualcosa e lo vedremo più avanti. Quindi, raggiunti i pilastri, noi dobbiamo sconfiggere queste tre creature che sono quelle creature evolute, non evolute, ma magari più adulte delle altre. Sono tre, quindi sono molto molto difficili da sconfiggere perché hanno la possibilità di attaccare sia da lontano che da vicino, quindi possono essere molto molto fastidiosi. Cerchiamo di sconfiggerli così senza perdere troppo tempo. Ok, ben fatto. Abbandoniamo anche quest'area e dirigiamoci verso la fortezza. Ricordo che come destinazione abbiamo la fortezza perché dobbiamo trovare qui Sarafan che hanno torturato e ucciso Janos. E il nostro scopo principale è quello di recuperare il cuore delle tenebre, il cuore appunto di Janos. Poiché in questo stato attuale lui è morto ed è lui l'unico che sembra avere le risposte a tutte le domande di Rezia. Quindi facciamo un po' di parkour, sembra. Questa via l'abbiamo visitata mille volte, quindi non c'è pericolo che qualcuno si perda. Siamo quasi arrivati. Eccoci qua, la magnifica fortezza dei Sarafan. Quindi, come avevo detto nella scorsa parte, come potete notare, il lago è ghiacciato. Quindi, noi per poter entrare, innanzitutto dobbiamo impregnare la mietitrice con la forgia di fuoco.
e la foggia poté trovare in fondo a questo lago, anzi a questa superficie ghiacciata ormai. Eccola qua. Quindi impregniamo la mietitrice con il potere del fuoco e ora dobbiamo tornare nei pressi del cancello, perché ci sarà una sorta di soffione, ma in questo caso non è un soffione, è semplicemente una fessura nella quale noi dovremo mettere la forgia di fuoco per scongelare una porzione di lago che consentirà appunto al cancello di aprirsi, altrimenti non si sarebbe mai aperto. Qui per mia fortuna ho ucciso una guardia che si trovava in quell'area, quindi non sa nuotare ed è morta affogata. Scongelata quella parte, dobbiamo semplicemente impregnare la mietitrice ora con la forgia di luce e aprire il cancello. Quindi io ricordavo male, avevo detto che la parte, probabilmente questa parte sarebbe finita col save point, invece no, era andato più avanti. Bene, dobbiamo tentare di aprire il cancello visto che c'è quel mago così, no? C'è Sylvan che ci sta sparando carte. Eccolo lì. Via, siamo entrati dentro la fortezza, quindi a breve si vedrà sempre quella piccola scenetta dove si chiude il cancello e noi ci lasciamo alle spalle la terra di Nosgoth, visto che siamo dentro la fortezza. Ecco qua. Ok, quindi il percorso è sempre lo stesso, non c'è modo di perdersi. Tra l'altro non capisco perché da qui in poi, ogni volta che aprivo una porta, dopo la scena si sentiva quel rumoretto di sottofondo, che è come se io stessi aprendo il menu. Ma vabbè. Ok, sistemati anche questi due. Uccidiamo il maghetto. Beh, io l'avevo ucciso, se non ricordo male, con la spada, tanto per recuperare un po' di salute, visto che ero a secco. Si era incantato qui da furbetto. Poi tra l'altro non si capisce se è maschio o femmina. Ma dalla voce sembrerebbe femmina, quindi non è Sylvan. Ho fatto un errore di calcolo. Improvvisamente, senza un perché, vidi la mietitrice, sospetta apparizione sulla mia strada. Ancora una volta non provai il senso di spostamento o distorsione temporale che mi aveva colpito quando vidi la mietitrice nella cappella di William. Lì, davanti alla lama, sentii la stessa paura senza volto che mi aveva preso quando Janos mi mostrò la mietitrice per la prima volta. Mi sentii nello stesso momento respinto dalla lama e irresistibilmente costretto ad afferrarla. E così, Reziel, eccoci finalmente qui. Ora non hai altra scelta che affrontarmi e io non sono così stupido come ti ho fatto credere. Abbiamo un conto da regolare. Tu sapevi che avrei condotto i Sarafan da Janos, vile bastardo. Hai pianificato tutte le mie mosse.
Il mio destino è un tuo giocattolo? È stato divertente finché è durato. E no, Rezzi. Malek, non lasciare che questa creatura se ne vada. Rappresenta un pericolo per il cerchio. Povero disilluso, Rezzi. Hai mai veramente creduto di poter cambiare la storia? Io sono il tessitore del tempo, stolto. Conoscevo le tue intenzioni molto prima di te. Male! Chiama i cani. Potranno banchettare sui vostri cadaveri. Lord Mobius, ci sono problemi. Il cerchio è sotto attacco. Tranquillo, Malek. È lui il vero pericolo che ci minaccia. Che cosa stai cercando di fare qui, Mobius? Sporca creatura velenosa. Credevi che ti avrei permesso di andare dove volevi, corrompendo ogni cosa? Ammetto di averti sottovalutato fino a questo punto, Mobius. È un errore che non ripeterò. Sbaglia ancora, Reziel. Ora, Malek, spranga la porta. Usando l'asta per neutralizzare la mia lama fantasma, Mobius mi aveva disarmato, lasciandomi con una sola arma da scegliere. Ma lo confesso, non fu la mancanza di alternative, bensì la rabbia cieca che mi fece prendere la mietitrice. Ero talmente infuriato che la mia mano sembrava essersi mossa di propria volontà. E mentre stringevo l'elsa con forza travolgente, sentii una soffocata vibrazione, un remoto ma palpabile senso di desiderio, mentre la lama fantasma, neutralizzata, tentava invano di abbracciare la sua... Ok, la parte si conclude qui. Ci sentiamo nella prossima.